Sì, grazie Presidente. Rispondo alla collega senza andare troppo indietro nel tempo, raccontando all'Aula e ai cittadini che ci ascoltano la mia giornata odierna. E stamattina abbiamo fatto un'importante commissione, non aggiungo altro, perché a Roma c'è un'emergenza che si chiama incidenti stradali, sicurezza stradale e vittime della strada. E, quindi ogni qualvolta si parla di temi che so possono risultare complessi o magari poco comodi, come la ZTL, come la sosta tariffata, come una corsia ciclabile, come la riduzione dello spazio per le automobili che dagli anni 60 a Roma regnano incontrastate, basta girare per le nostre strade e vedere che ogni angolo, anche quelli meno legali e meno consentiti, molto spesso sono occupate dalle automobili. Chiaramente per rispondere a questa, che è un'emergenza, possiamo intervenire in vari modi. Uno è quello della riduzione dello spazio per le automobili, lo abbiamo fatto non senza polemiche in tante consolari, penso a via Nomentana, penso a via Tuscolana, penso a via Prenestina, dove tra l'altro si è andato a ridurre lo spazio illegale per le automobili, quello legale è rimasto lo stesso. Si interviene mettendo in sicurezza alcuni attraversamenti pedonali, alcuni cantieri partiranno a gennaio e febbraio di quest'anno, sono le gare che abbiamo bandito attraverso Roma Servizi per la Mobilità, che ho sempre il dovere e l'onore di ringraziare, sono gare bandite a dicembre dello scorso anno. E poi c'è un'altra direttrice, che è quella, come dico sempre, di ridurre il numero dei veicoli circolanti, perché posso fare tutti gli attraversamenti pedonali rialzati di questo mondo, ma se in ora di punta ho 1,5 milioni di veicoli che si spostano in questa città, sarà sempre complicato intervenire. Ecco, la ZTL va a intervenire proprio su questo tema. E mi aggiungo sempre al racconto, spero di non annoiare nessuno, della mia giornata di oggi, perché sono andato a fare delle incombenze a Prati, sono tornato per un pezzetto a piedi fino a Via del Corso e a Largo Chigi, da lì ho preso l'autobus. Devo dire non ci sono stati particolari problemi, magari sarò stato fortunato, ma praticamente quasi in contemporanea, nei 5 minuti che ho attraversato a piedi Piazza Santi Apostoli, sono passati 2,51 e 1,85, quindi possiamo dire che ATAC ha fatto il suo dovere. Poi magari sono stato fortunato e poi non passa un autobus per 3 ore. Questi autobus, nonostante attraversano Via del Corso, che già è ZTL, e quindi infatti a me piacerebbe aprire un dibattito sul rafforzamento della ZTL, non solo in termini di orari, ma anche in termini di accessi, perché l'impianto della ZTL è rimasto quello del 2000, quando c'era un altro mondo, e quindi c'erano anche categorie autorizzate ad accedere che magari dopo 20 anni sono scomparse. L'autobus ha impiegato 10 minuti per fare Via del Corso, in poche parole avrei fatto prima a piedi. Questo non perché ATAC sia cattiva o incapace, ma perché c'è una fortissima congestione stradale in questa città e il trasporto pubblico non sarà mai efficiente finché c'è una forte congestione stradale, finché c'è traffico. Aggiungo un ultimo esempio, sempre la mia passeggiata di Via del Corso di poco fa. Via del Corso l'abbiamo pedonalizzata quasi del tutto, era pieno, letteralmente pieno di persone, non si poteva camminare, che tra l'altro sarà anche la giornata particolare, facevano acquisti. Quindi sfido chiunque a dire che le automobili rilanciano il commercio di prossimità, è casomai vero il contrario. È un discorso anche fisico, un'automobile occupa 10 metri quadrati e porta nella migliore delle ipotesi 2-3 persone, un autobus ne porta 100, a piedi e in bicicletta ci si sposta più rapidamente, in maniera più efficiente, si ha più tempo per osservare le vetrine. Aggiungo ancora, mi richiamo anche a dei dati oggettivi, quindi non a supposizioni del povero consigliere Enrico Stefano, degli studi propedeutici a questa misura, che ricordo è già stata fatta nello scorso Natale, non ho visto casi particolari o eclatanti di crolli o depressioni varie. Dati alla mano, il traffico che attraversa la ZTL dalle 18.01 in poi è solamente un traffico di attraversamento, quindi non è qualcuno che abita in periferia e dice siccome è aperta la ZTL vado a fare acquisti a Via Nazionale piuttosto che a Via del Tridone, piuttosto che a Corso Vittorio, ma è solamente traffico di attraversamento, il che è anche intuitivo, perché vorrei capire, anche ammesso che ragioniamo al contrario e per assurdo, abolisco la ZTL, vorrei capire le persone dove parcheggiano a Via Nazionale, a Corso Vittorio, a Via del Tritone. E c'è poi un ultimo dato, sempre oggettivo, confermato dai numeri. Mi scusi Presidente, sono andato leggermente lungo, ma farò il possibile. Vado avanti. Dati alla mano,
nello scorso anno abbiamo dimostrato, ho fatto monitorare alcune corse del, tutte le corse del 64, solo di una linea che attraversa la ZTL, in alcuni momenti il 64 ha beneficiato anche di una riduzione di 4-5 minuti sui tempi di percorrenza, che se consideriamo che Via Nazionale e Corso Vittorio sono corsie preferenziali e quindi l'effetto della ZTL non dovrebbe mutare, 4-5 minuti è il tempo che il 64 perde di traffico e di congestione a Piazza Venezia dopo le 18. Oltre ai numeri che ho citato, possiamo andare tutti qui sotto alle 18.01 a vedere cosa succede. Quindi, Presidente, colleghi, ripeto, capisco che sono temi scomodi, ma penso dovremmo fare tutti un salto di qualità. Pensare nel 2020 che il commercio sia legato allo spostamento in automobile è qualcosa che definirei anacronistico, ma forse anche di più. Non possiamo più accettarlo, c'è un tema di sicurezza statale, c'è un tema di accessibilità, la ZTL aumenta l'accessibilità, non la riduce, perché è un discorso fisico, ripeto, possiamo anche abolirla la ZTL, più di quelle macchine a Via Nazionale non ci entrano, mentre se il trasporto pubblico funziona meglio, e funziona meglio perché c'è meno congestione, molte più persone possono accedere in centro. Sul tema del trasporto pubblico, che comunque voglio sottolineare, nella seconda metà di quest'anno abbiamo introdotto 227 nuovi autobus, abbiamo introdotto due linee di minibus elettrici, anche questa mi ha chiesto ieri di prendere il 119 in pochi minuti da Via del Babuino, ero qui a Piazza Venezia. Un'altra linea di minibus elettrici sarà introdotta appositamente per lo shopping. Mi è capitato, perché talvolta mi capita, di venire anche in automobile in centro, ho lasciato la macchina nei parcheggi sotterranei limitrofi al Tridente, non ho speso una fortuna, se me lo posso permettere io, che non è che lo stipendio di consigliere comunale sia così alto, penso che ce lo possiamo permettere tutti. Quindi, Presidente, le condizioni ci sono tutte per godersi il centro storico in maniera sostenibile, in maniera accessibile, senza l'ossessione dell'automobile. Grazie.